Tutti e benvenuti alla lezione numero 7. Io vedo solo il passato e a questo punto direi: non capisco più niente. Per qualcuno è difficile da credere. È come imparare una nuova lingua. Certo che non puoi imparare nessuna lingua in 5-6 giorni. Appunto, questa idea è particolarmente difficile da credere inizialmente. Tuttavia è la base logica di tutte le precedenti, è il motivo per cui nulla di ciò che vedi ha alcun significato, il motivo per cui hai dato a tutto ciò che vedi tutto il significato che ha per te, è il motivo per cui non comprendi nulla di ciò che vedi, è il motivo per cui i tuoi pensieri non significano nulla e per cui sono come le cose che vedi, è il motivo per cui non sei mai turbato per la ragione che credi. È il motivo per cui sei turbato perché vedi qualcosa che non c'è. Dice così: le vecchie idee a proposito del tempo sono molto difficili da cambiare, poiché tutto ciò che in cui credi ha le sue radici nel tempo e dipende dal tuo non aver imparato queste nuove idee a riguardo. Tuttavia, è esattamente questo il motivo per cui hai bisogno di nuove idee sul tempo. Questa prima idea sul tempo non è in realtà così strana come può suonare inizialmente. E qui in questo paragrafo numero 3 ci fa un bellissimo esempio e ci dice: guarda una tazza, ad esempio. Vedi una tazza o stai semplicemente rivedendo le tue esperienze passate del prendere una tazza, aver sete, bere da una tazza, sentire il bordo contro le labbra, far colazione e così via? Le tue reazioni estetiche verso la tazza non sono anche esse basate su esperienze passate? Altrimenti, come potresti sapere se questo tipo di tazza si romperebbe o no se tu lo lasciassi cadere? Cosa sai di questa tazza se non ciò che hai imparato nel passato? Dice: tu non avresti idea di ciò che è questa tazza se non per ciò che hai appreso nel passato. La vedi dunque realmente? Guardati intorno, questo è ugualmente vero per ogni cosa che guardi. Prendine atto e applica l'idea a qualsiasi cosa catturi il tuo sguardo. Per esempio, vedo solo il passato in quella matita, vedo solo il passato in quella mano, vedo solo il passato in quel corpo, vedo solo il passato in quel viso, o in quella strada o in quell'albero e così via, tutto quello che cattura il tuo sguardo. E certamente bisogna fidarsi, perché è come se qualcuno è in cima alla montagna e dal suo in cima inizia a darti le indicazioni come dove mettere il piede a sinistra, a destra per salire sulla via più corta e più naturalmente, oltre che più corta, anche più sicura. E tu a questo punto gli dici: vabbè, non ti preoccupare che vedo da me. Quello che è in cima alla montagna lo vede in un altro modo, nel senso, vede tutto con un'altra prospettiva, perché vede con la prospettiva dall'alto tutto ciò che succede e ti guida esattamente, passo per passo, come fare per arrivare e salvo e arrivare più velocemente in cima. Quindi non indugiare su nessuna cosa in particolare, ma ricorda di non omettere niente di quello che vedi. Dai un'occhiata brevemente ad ogni soggetto, poi passa al successivo e così 3 o 4 periodi di pratica, ciascuno della durata di 1 minuto circa, saranno più che sufficienti. E ogni volta che vedi un oggetto che ci poggi lo sguardo e pensi: io vedo solo il passato in quella matita, io vedo solo il passato in quella pianta, io vedo solo il passato, io vedo solo il passato. Va bene, a questo punto ci vediamo domani per la lezione successiva. Grazie a tutti e a domani.